L'ingrediente sono 8 dischi di sfoglia di riso, 16 gamberi rossi, 10 ml di succo di limone, 100 g di salsa di ricotta, sale, pepe, olio evo, 2 carote, 2 zucchine, 2 cetrioli, 200 g di spinaci. Ok, iniziamo. Allora, io inizio. Che devo fare? Tu mi devi pulire i gamberi. È sempre pulirla le cose... per bene. No, tu mi carapace lo mette da parte e bisogna togliere il budellino. Ah, tutto, tutto. Va bene. Sì, allora io ti aiuto in questo modo. Sì, nel frattempo io taglio a julienne i zucchini. Vedi come si taglia a julienne le carote? E vabbè, si fa delle lamelle belle sottili, così, e poi andiamo a fare queste tagliette così sottili, no? Sottile. Belli sottili, perché così rimangono belli croccanti. Però io i budellini lascio tutto qui, perché io mica butto questi, i carapaci, no. Non li butto, no, i carapaci, no. Perché stasera poi facciamo un sughetto e facciamo cuocere degli spaghettini nel sughetto dei gamberi, no? Facciamo una bisque di gamberi, quindi un brodetto di gamberi, e andiamo a cuocere gli spaghettini. Concentrati di quella che stai facendo, per no, stasera poi ci penso pensiamo. Io penso sempre a dopo, lo sai. Ok, adesso procediamo. Andiamo a condire i gamberi con l'olio, sale, pepe e un goccino di limone. Lo sai come si chiama? Vabbè, io no, non lo so. Citronette. Wow. Hai imparato qualcosa? Ma era che sei diventato più italiano di me, anzi più pugliese. C'è pure quell'accento strano. Ma vai, direttamente un goccino di... limone. Succo di limone, pizzico di sale, il pepe... e l'olio. Posso girare? Certo. Chef. Ok. Quindi questa è una piccola marinatura poi. È vero. Sì. Nel frattempo devo inumidire le sfoglie di riso. Andiamo a inumidire la sfoglia di riso. Così, nell'acqua. Ah, bene. Sì. Non tanto. Ma non troppo. Quanto tempo, sì, più o meno? No, poco, qualche no? secondo. Qualche giusto secondo. Per inumidire, per renderla più morbida. Deve diventare okay. flessibile, mi puoi spostare no? il piatto, per favore? Così. Sì. Adesso l'appoggiamo sul tagliere. Andiamo a comporre, andiamo a sistemare tutti gli altri ingredienti tagliati a julienne. Andiamo a mettere prima le spinaci. Io ho utilizzato gli spinaci, ma... si può utilizzare gli altri ortaggi che volete. Mm-hmm. Poi il cetriolo che non può mai mancare nei sì, piatti. Lo sai che a me piace. Nei piatti mauriziani, quindi veramente ha un gusto esotico, veramente, certo. Questa sfoglia. I gamberi, andiamo a sistemare in mezzo. Filo d'olio. Se vogliamo un pizzico di sale, ma non molto. Un po' di pepe. Po' di pepe. E andiamo a richiuderla. Andiamo però a stringerla comunque... per bene. Eh sì. Ok. Adesso. Ora prendiamo... involtini. Ah, quindi tagliamo le estremità anche. Le estremità le non lo buttiamo. No, quelle le lasciamo. Quella ci serve. Per le ragazze poi, no? E andiamo a tagliare questi involtini così. Ah, che belli. E quindi li mettiamo. In piedi. Ah, che belli. Questo è un ottimo antipasto allora, no? Vedi. Bellissimi. Molto, molto belli. Allora, adesso per finire andiamo a terminare con una salsa di ricotta sopra. Wow! Gli involtini di ortaggio sono pronti. Vi ricordo i passaggi della ricetta. Pulire e tagliare gli ortaggi, sgusciare i gamberi e condirli. Inumidire le sfoglie di riso e posizionare
Al centro gli ortaggi e i gamberi. Condire, chiudere come involtine e tagliare a rondelle. Infine, guarnire con la salsa di ricotta.